Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio affrontare un film, uno dei miei preferiti. E prima di fare questo ci ho pensato a lungo, perché è talmente noto, se ne è talmente tanto parlato, da rischiare di cadere nella ripetitività, nel fatto di dire cose già viste, già sentite. E soprattutto ci sono così tante cose da dire su questo film, e quando si hanno troppe cose da dire si rischia di non riuscire a farlo. Dunque ho pensato di aggiungere alla normale narrazione anche una serie di curiosità che ho trovato in rete, e quindi le prendo, diciamo, per vere, dalle fonti che ho trovato, circa il making of, che è sempre qualcosa di curioso da mettere, diciamo, nella cornice che contiene una pellicola. Direi che tutti hanno visto questo film, tutti quelli della mia generazione. Personalmente l'ho visto 3 volte, se potessi lo riguarderei ancora. Si tratta di un film del 1997, scritto, diretto, ideato, coprodotto e commontato da James Cameron. Sostanzialmente l'unica cosa che non ha fatto è stato interpretarlo di persona. I due protagonisti sono Jack, interpretato da Leonardo DiCaprio, e Rose, interpretata da Kate Winslet. Celebre e iconica è la scena che li vede sulla prua della nave, in cui Kate Winslet apre le braccia, chiude gli occhi e si lascia trasportare dalla magia come se stesse volando. E in effetti questo film fa esattamente questo, in qualche modo fa volare con l'immaginazione, la fantasia e le emozioni i telespettatori. Si tratta di una pellicola, dicevamo, del 1997, di 195 minuti godibilissimi che scorrono senza neppure accorgersene. Genere drammatico, sentimentale, catastrofico. Sul catastrofico purtroppo c'è poco da dire. Direi che tutti conoscono la storia del Titanic, ovvero la nave, la gigantesca nave, la RMS Titanic, realmente naufragata il 15 aprile del 1912 nel corso del suo viaggio inaugurale a seguito dello scontro contro un iceberg, e purtroppo ha portato con sé un gran numero di vittime tra equipaggio e passeggeri. Ci sono ovviamente delle responsabilità reali, storiche, per quello che è successo, almeno in parte le vedremo. Come mai a Cameron è venuta l'idea di fare un film sul Titanic? Diciamo che ha una passione per i naufragi, e poi ha avuto l'intuizione che una storia d'amore posta sullo sfondo della vicenda del Titanic sarebbe stata essenziale per trasmettere l'impatto emotivo del disastro. La produzione del film è iniziata in realtà nel 95, quando Cameron ha effettuato delle riprese del vero relitto del Titanic. Le scene invece moderne sulla nave da ricerca sono state girate a bordo di un'imbarcazione dal nome impronunciabile, Academic Mstislav Keldysh, spero di averlo detto bene, perché non lo ripeterò più, usata come base durante le riprese, sia del relitto sia nella finzione scenica che nella produzione del film. Per ricreare il naufragio sono stati usati dei modelli in scala, uniti a immagini generate dal computer, e addirittura una ricostruzione del Titanic eretta presso i Bahia Studios. Il film è uscito il 19 dicembre del 97, poco prima di Natale.
lungamente elogiato, detiene i record di vittorie dei premi Oscar, 11, insieme al Signore degli Anelli, Ritorno del Re e Ben-Hur, e insieme a Eva contro Eva e La La Land. Scusate se è poco. È divenuto in breve il film con i maggiori incassi nella storia del cinema, superando addirittura Jurassic Park di Spielberg, finché nel 2009 non è stato superato da Avatar. Per i suoi meriti molteplici, l'American Film Institute l'ha inserito all'83° posto nella classifica dei 100 migliori film americani di tutti i tempi ed è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, in quanto culturalmente, storicamente o esteticamente significativo. Qual è la trama? Partiamo dai giorni nostri. Siamo nel 1996 a bordo della nave da ricerca sopracitata, di cui non ripeterò il nome. Brock Lovett e il suo team esplorano il relitto del Titanic e recuperano una cassaforte, con la speranza che contenga una collana di grande valore con un diamante blu noto come il cuore dell'oceano. Sfortunatamente non trovano in cassaforte il gioiello, ma trovano invece il ritratto di una giovane donna nuda, che indossa però la collana, datato 14 aprile 1912, ovvero il giorno in cui il Titanic colpì l'iceberg che ne causò l'affondamento. Poco tempo dopo, Rose Dawson Calvert, una donna centenaria, venendo a conoscenza del ritrovamento, dichiara di essere la donna ritratta nel disegno. Lovett, con la speranza che lo potesse aiutare a recuperare la collana, porta Rosa a bordo della sua imbarcazione, dove la donna inizia a raccontare la sua storia di passeggera del Titanic. A questo punto c'è un salto temporale, andiamo al 1912 a Southampton, nel momento in cui la 17enne Rose DeWitt Bucater e il suo fidanzato Caldon Cal Oakley, nonché la madre vedova di Rose, Ruth, salgono a bordo del Titanic. Il matrimonio di Rose con Cal è stato pensato per risolvere i problemi economici della famiglia di lei e per poter mantenere il loro status di classe agiata. Contemporaneamente, in un'altra parte del porto, troviamo il giovane Jack Dawson, Leonardo DiCaprio, giovane artista povero, un disegnatore, che vince un biglietto di terza classe per il Titanic ad una partita fortunata a poker. Dopo essere partiti, Rose, tormentata dal pensiero di doversi sposare con Cal, è talmente colta da, diciamo, sgomento, da paura per il proprio futuro, da decidere di tentare di lanciarsi nelle fredde acque dell'oceano dalla poppa della nave. Ma Jack, che casualmente quella stessa notte si trova lì vicino, le salva la vita e ben presto tra i due nasce un'amicizia che sfocerà in un amore. In effetti, Rose porterà Jack nella sua stanza di rappresentanza e lì si farà ritrarre nuda con al collo la collana del cuore dell'oceano. I servitori di Cal li inseguiranno in giro per la nave finché loro si ripareranno nella stiva, dove all'interno di una vettura consumeranno il loro amore in un momento, diciamo, di grande passione. Poco dopo la nave va a impattare contro un iceberg e qui diciamo le responsabilità storiche sono state almeno in parte ricostruite, ma c'era un problema di cui pochi erano a conoscenza e tutti questi, anzi più di un problema, e questi problemi si evidenziano proprio a seguito dell'impatto. Come apprendiamo dalle parole del progettista, la nave
era pensata per rimanere a galla anche con alcuni compartimenti stagni allagati, ma i compartimenti interessati dall'allagamento erano troppi, quindi la nave sarebbe affondata. La gente inizialmente non coglie il rischio di quello che succede perché, come sappiamo, la parte sommersa degli iceberg è molto più grande di quella emersa e quindi inizialmente continuano in qualche modo con la loro vita, l'orchestra che suona e così via. Ma diventa ben presto evidente all'equipaggio che non ci sono abbastanza scialuppe per portare in salvo tutto l'equipaggio e tutti i viaggiatori. Quando questa questione diventa evidente, la gente inizia ad affollarsi sul ponte, mentre le povere anime della terza classe rimangono imprigionate dietro ai cancelli che gli impediscono l'accesso al ponte e tenteranno in ogni modo poi di sfondarli, non appena si renderanno conto della gravità della situazione, perché la nave, iniziando ad affondare, imbarcava acqua e ovviamente i ponti inferiori sono stati i primi interessati dal disastro. In tutto questo, Jack, che era stato accusato di furto da Cal, era stato anche incatenato in uno dei ponti inferiori e, con un coraggio da leone, diremmo, Rose riesce a liberarlo e insieme cercano scampo sul ponte. Ma capiscono presto che non c'è posto per tutti, quindi fanno imbarcare Rose con la promessa poi che Jack l'avrebbe raggiunta, ma Jack era ben consapevole di non avere scampo. Rose sembra cogliere nel suo sguardo, nella situazione, la verità di questa tragedia e quindi preferisce restare a bordo con lui piuttosto che nelle scialuppe. Intanto le scialuppe vengono calate, disgraziatamente, quasi tutte semivuote. Quindi neppure il numero massimo di passeggeri verrà imbarcato e le scialuppe, man mano che si allontanavano, non volevano tornare indietro a recuperare i poveri disgraziati che erano finiti in acqua per paura di essere trascinati in acqua insieme a loro. Ricordiamoci che le acque erano gelate. Di conseguenza, la prua comincia ad inclinarsi. E quando la forza di questa inclinazione supera i livelli di guardia, la nave si spezza in due e la parte della poppa ricade sull'acqua. Ma è soltanto una breve tregua, perché poi anche la poppa comincia ad inclinarsi e inizierà ad affondare. Sono estremamente tragiche queste immagini. Abbiamo appunto l'orchestra che continua a suonare per cercare di tenere calmi i passeggeri. Abbiamo il prete che cerca di pregare con loro mentre vede queste persone che volano via. Tutta la tragicità della scena è resa più che ottimamente dal lavoro di Cameron. E quindi Jack e Rose cercano di restare fino all'ultimo sulla poppa della nave, dopodiché devono saltare in acqua. Rose riesce ad aggrapparsi ad un relitto, una sorta di porta istoriata. Cerca di salire anche Jack, ma si rende conto che questa tavola di legno non può reggere tutti e due, quindi lui si sacrifica e rimane nell'acqua gelida, dove purtroppo morirà di ipotermia. Mentre Kate Winslet, Rose, riuscirà, seppur con difficoltà, a salvarsi. Infatti giungerà poi la Carpazia, una nave che nel più breve tempo possibile, ma sono passate ore, raggiungerà il Titanic e salverà i pochi superstiti ancora rimasti nelle acque gelide, ancora non morti per ipotermia. A questo punto si innesca una delle discussioni che si è tirata più a lungo e che forse è arrivata, diciamo, quasi ad esasperare il regista.
Cioè, una domanda che tutti ci siamo posti. Se sarebbe stato possibile salvare anche Jack. Per risolvere questo inghippo, Cameron ha addirittura fatto appello ad un team di esperti, di tecnici che hanno fatto, diciamo, degli esperimenti, hanno preso quindi due persone più o meno della loro stazza, diremmo, e li hanno messi nella condizione in cui si trovavano Jack e Rose, e nonostante i diversi tentativi non è stato possibile salvare entrambi. Ma c'è di più. Per il regista, la storia tra Jack e Rose è in qualche modo riferibile alla storia di Giulietta e Romeo, per cui nella sua mente, nella mente insomma dello sceneggiatore, quindi non si sarebbe potuto salvare Jack. E quindi ci dovremmo, diremmo, rassegnare a questa cosa. Il contentino che ci ha dato il regista, e non è poco, è che alla fine della narrazione di tutta questa storia, l'anziana signora Rose che ha raccontato la vicenda si addormenta e vediamo intorno a lei tante fotografie che la ritraggono in momenti diversi della sua vita e capiamo che la sua vita è stata intensa, è stata piena, proprio come Jack voleva che fosse. La vediamo a cavallo, la vediamo nei viaggi. E Rose sembra passare lentamente dal sonno alla morte. A quel punto si risveglia, giovane, diremmo ventenne, a bordo del Titanic, davanti allo stesso orologio dove aveva incontrato Jack la sera del ballo, e lo ritrova giovane e bello come lo ricordava. Insieme a loro ci sono tutte le altre persone che erano morte nella tragedia, anche loro di nuovo giovani, sorridenti. Resta a noi di immaginare cosa significa questa scena, se si tratta di un sogno, dell'ultimo sogno, se si tratta di una sorta di paradiso dove si sono ritrovati tutte le vittime del naufragio e dove lei finalmente incontrerà Jack e quindi potranno coronare il loro sogno d'amore. Una delle cose che io ho amato di più di questo film è stata la genialità con cui nel passaggio dal presente al passato, che avviene diverse volte, la nave dai fondali coperta di alghe, coperta di coralli e abitata dagli altri animali sottomarini, pian piano rivive, come vivificata dalla luce del sole, e torna bella e perfetta come era il giorno della partenza. E quando poi ritorna sott'acqua si spegne questa luce del sole e il Titanic torna ad essere il relitto abbandonato sul fondo del mare, tutto circondato da questa luce blu. È geniale, è bellissimo, realizzato magnificamente. Pensiamo che tutto questo è accaduto nel 97, quindi sono passati quasi 30 anni, e anche se c'era già, diciamo, tutto un lavoro di computer grafica, larga parte degli effetti speciali, eccetera, sono stati realizzati dal vivo. Ebbene, qualche curiosità, come ho detto all'inizio. La produzione per il ruolo di Jack avrebbe voluto Matthew McConaughey, ma James Cameron ha insistito per avere Leonardo DiCaprio. Gloria Stewart, l'attrice che interpreta Rose anziana, è l'unica ad aver preso parte al film ad essere realmente vissuta nel 1912, anno del naufragio della nave. Il ruolo di Molly Brown, diciamo la donna, la borghese arricchita, ecco, che si siede al tavolo con i ricchi ed è stata una delle poche che sarebbe stata disposta a tornare indietro per salvare le persone che rischiavano di morire per ipotermia. Ecco, il suo ruolo era stato offerto all'attrice Reba McEntire,
ma questa aveva rinunciato per altri impegni. Kate Winslet fu uno dei pochi attori a non voler indossare la muta durante le scene girate in acqua e come conseguenza si ammalò di polmonite. Titanic è stato il primo film a essere rilasciato in videocassetta mentre era ancora in proiezione nelle sale. Per quanto riguarda la colonna sonora, James Cameron aveva pensato ad Enya, ma dopo il suo rifiuto decise per Céline Dion e direi che è stata una scelta fortunata. La mano che ritrae Rose, nuda con la collana, nella celebre scena non è quella di DiCaprio, ma quella del regista James Cameron. Abbiamo poi dei piccoli espedienti cinematografici, ad esempio il cappotto che indossa Rose durante il naufragio è di diverse taglie più grande della sua misura, appositamente per farla sembrare più vulnerabile. Per il ruolo di Rose era stata presa in considerazione anche Gwyneth Paltrow, però devo dire che probabilmente Kate Winslet è stata la persona più adatta. All'epoca aveva ricevuto anche delle critiche per il fatto di essere un po' paffuta, diremmo, quando in un'epoca in cui il concetto di bellezza era quello delle dive da passerella, ma credo che anche questo abbia contribuito a rendere bene l'immagine di una donna di quell'epoca. Le vasche usate per le scene girate in mare erano profonde più o meno un metro. Quindi quelle, la scena famosa dove galleggiavano in attesa di essere salvati. Per le scene in cui il livello dell'acqua si alzava all'interno della nave, la truppa aveva a disposizione un unico ciak, in quanto le suppellettili sarebbero state rovinate definitivamente e non si sarebbe potuta ripetere la scena. Ancora qualche curiosità, il ruolo del capitano Smith era stato inizialmente offerto a Robert De Niro, che dovette rifiutare a causa di un problema di salute. Nella sala macchine furono messi degli stuntman di statura bassa per far sembrare i macchinari più grandi e in effetti questa sensazione, diciamo, di grandiosità della sala macchine arriva tutta al pubblico. James Cameron si è immerso nel relitto del Titanic passando più tempo sulla nave più di quanto abbiano fatto i passeggeri, e questa è certamente una curiosità. Solo dopo aver terminato la sceneggiatura scoprì che era effettivamente morto nel naufragio un certo Jay Dawson, che quindi era realmente esistito. Per quanto riguarda il legno a cui si aggrappa Rose, la famosa, diciamo, porta, il famoso relitto, è stato riprodotto sulla base di un pezzo originale conservato nel Museo Marittimo dell'Atlantico di Halifax, in Nuova Scozia. Che dire, penso di aver detto abbastanza. È appunto un film che si guarderebbe, si riguarderebbe e ogni volta si scoprirebbero ancora nuovi dettagli, nuove bellezze. Credo che sia qualcosa di bello da lasciare ai posteri. Personalmente ritengo sia una delle pellicole migliori mai prodotte da Hollywood, una delle pellicole che mi ha veramente emozionato fino al midollo, diremmo, che mi ha fatto veramente piangere, che mi ha fatto veramente sentire a bordo insieme ai passeggeri. Non è roba da poco. Se non l'avete ancora visto, diciamo che la storia è conosciuta. Quello che ho detto riguarda più strettamente il film, ma certamente non ci si può aspettare un colpo di scena, un diverso finale, ecco perché si tratta di un fatto storico. Detto questo, vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima su questo canale.